Sono passati 70 anni dalla tragedia di Superga. L'aereo che trasportava i campioni di quella squadra invincibile, il Grande Torino, si schiantò contro la collina. Vediamo con Marco Franzelli. Qualcosa dei resti dell'aereo, un'elica, una ruota, un passaporto, testimonianza, ricordo, le maglie granate, il pallone di cuoio con i lacci, le scarpe da gioco che si usavano allora, per far capire che cos'era il Grande Torino, che cosa ha rappresentato per l'Italia del 4 maggio 1949 la tragedia di Superga. Nebbia, alle 17.05 lo schianto sulla collina. Morirono tutti, giocatori, tecnici, dirigenti, giornalisti, equipaggio, arrivavano da Lisbona per la partita in onore del capitano della nazionale portoghese. Adesso pareggia Gabetto, al gol della vittoria penserà Mazzola. Il Grande Torino era una squadra perfetta, imbattibile, guidata da Valentino Mazzola, uno come Maradona, Messi, Ronaldo, carismatico. Quattro scudetti più il quinto arrivato dopo la tragedia. Altro calcio, altra epoca, ma in un paese uscito dai dolori e dalla povertà della guerra, il Grande Torino era sogno, speranza, ricostruzione, futuro, patrimonio di tutti, come Bartali e Coppi che vincevano al Giro, al Tour. Quei giocatori, Gabetto, Maroso, Ossola, Bagicalupo, sulla targa a Superga, è come se fossero in realtà sempre in campo, memoria condivisa per una partita che nel cuore dura da 70 anni.